Intanto io ringrazio delle parole. Ringrazio Franco per aver assunto l'iniziativa di proporre questa denominazione e ringrazio la famiglia per averla accettata in questo modo. Volevo fare una brevissima considerazione, che in realtà è stata anticipata. Credo che sia la prima volta, se non fosse altro, la prima volta in una grande città che si dedica in toponomastica a un vignaiolo, mi pare che fosse, e cioè a una persona che rappresenta con il corso della sua vita, in modo molto inconfondibile, il valore culturale della creazione del vino. Io sono un appassionato di vino, però non sono sufficientemente colto per parlarne come alcune persone qui che mi fecero lezione anni fa, no? Ciò che imparai da mio papà, prima ancora, è che nella sapienza che necessaria per capire un territorio, per capire la sua composizione, per capire il modo di trattarlo, curarlo, per fare un vino, c'è un'immensità di cultura che noi non riconosciamo. La scelta di dedicare un parco a Edoardo Valentini in una grande città è il riconoscimento a lui, ma simbolicamente alla cultura che lui rappresenta e di cui è stato un alfiere. E peraltro una cultura, vorrei sottolineare, che anticipa di una infinità d'anni la consapevolezza della necessità di un rapporto equilibrato tra uomo e natura. C'è un tema profondissimo che riguarda la sostenibilità, il modo in cui il territorio si sfrutta. Noi quello urbano l'abbiamo distrutto, quello agricolo talvolta anche, che fa parte di quella cultura lì che oggi viene incorporata in questo gesto, seppur piccolo ma anche importante. E per questo io come Presidente della Commissione Toponomastica, insieme a tutta la Commissione e l'Ufficio della Toponomastica che è qui e ringrazio, insieme devo dire all'Ufficio Giardini, al Servizio Giardini del Comune che ha fatto un notevole lavoro di riqualificazione di questo luogo, per cui vostro papà ha anche prodotto il fatto che lo spazio, diciamo, fisico di queste persone qua intorno è subitaneamente migliorato. Sono effetti, io direi, a cascata. E dicevo, questa scelta si porta appresso la costituzione di una categoria nella toponomastica. La toponomastica è fatta di categorie, cioè ci sono dei grandi aggregati per cui ci sono le persone che hanno conquistato medaglie al valor civile, al valor militare, storici, politici, gli artisti, letterati, e via discorrendo. Non c'era una categoria dedicata e l'abbiamo fatta. Questa, e quindi da qui cominciamo per farne altro. Così, per pura curiosità, questa denominazione è stata anticipata da una piccola libertà che ci siamo presi in toponomastica, perché nel momento in cui dovevamo designare nella categoria dei luoghi del Piemonte una strada, non c'erano più, diciamo onestamente, luoghi significativi, eccetera. Io proposi all'epoca di dedicarla al Nebbiolo, come vitigno autoctono, per cui a Roma c'è anche una via del Nebbiolo. Adesso la prossima sarà ovviamente una via del Trebbiano e poi quello di quelle sono. Grazie a tutti quanti, grazie a voi veramente.